Mostra strumenti per la musica antica, siamo nel foyer del Teatro Sanzio a Urbino, sta proprio per partire, già tantissimo movimento e tavoli d'esposizione, come al solito strumenti stupendi, si crea subito un'atmosfera molto particolare quando si arriva anche a questa iniziativa. Beh, noi siamo molto contenti che siamo arrivati al 20° anno anche della mostra di strumenti, che è un giusto completamento di tutta la manifestazione di Urbino Musica Antica, il festival, i corsi. Ricordo sempre quando la prima volta ci siamo incontrati tutti con i liutai nella rampa di Francesco Di Giorgio Martini e c'erano già più di 40 espositori che venivano da tutti i luoghi d'Italia e dall'estero. Siamo molto contenti che questa manifestazione sia appunto riconfermata ogni anno e devo dire che abbiamo l'eccellenza della liuteria. Abbiamo ogni anno strumenti molto interessanti, ricordo che questi sono strumenti che non si acquistano in maniera industriale, che non si costruiscono industrialmente, quindi il liutaio è proprio l'unico riferimento per i musicisti che si occupano di musica antica. In Italia c'è questa bella tradizione, vediamo che sta continuando, quindi le radici sono ben radicate. Assolutamente, consideri che la liuteria in Italia nasce alla fine del Cinquecento. Il primo violino fu costruito in una bottega di Cremona dal liutaio Andrea Amati. Dopo di lui Stradivari e così via. Ancora oggi a Cremona c'è questa tradizione liutaria che viene mantenuta, ma ci sono anche ancora molti giovani che iniziano e addirittura abbiamo anche delle donne che si stanno avvicinando alla costruzione di strumenti. Proprio quest'anno in mostra c'è una ditta che si chiama Meccanica Temperata, due ragazze che oltre a essere musiciste sono anche costruttrici di meravigliosi strumenti di clavicembali. Ecco, si arriva al foyer del Teatro Sanzio di Urbino, c'è subito questa dimensione molto magica, musiche che arrivano da strumenti diversi e sono strumenti particolarissimi. Qui ne vediamo da questa azienda, cembali, meccanica temperata. Voi siete due musiciste che poi vi siete messe a realizzare gli strumenti. Sì, la passione per il legno praticamente che si è inglobata alla passione per la musica e ha trovato sfocio in queste creazioni che sono una scelta di vita alla fine, perché azzardo, perché voglio dire, azzardare con la costruzione di uno strumento del genere sicuramente non è semplice, è un'esperienza importante, è un mondo fatto di costruttori uomini e per noi è un'esperienza che ci distingue, speriamo nella qualità, ci mettiamo tutta la buona volontà, ma che ci distingue anche come una grande prova, come una grande messa alla prova. Due giornate, sabato e domenica. Sì, concentrate perché appunto è necessario un tempo così breve per vedere. Siamo qui al Teatro Sanzio in orario continuato fino alle 18, quindi orario dalle 10 alle 18, sia oggi che domani.